Spazio Empire. Società, cultura, idee, fatti e personaggi della Riviera Ionica Messinese. Un programma a cura della redazione giornalistica. Conduce Carmelo Caspanello. Un cordiale saluto a tutti, gentili radioascoltatori, ben trovati a Spazio Empire, in diretta naturalmente su Radio Empire, radioempire.it, ed in diretta video anche su ionionotizie.it. Quindi ringraziamo anche Alberto Santisi per questa collaborazione, una trasmissione che potete tra l'altro rivedere questa sera a partire dalle 22:15 in HD proprio su ionionotizie.it. Ringraziamo quanti, come dicevo prima, ci ascoltano attraverso la radio. Quest'oggi si parla di politica amministrativa del 6 e 7 maggio prossimi e lo facciamo con due ospiti di Santa Teresa di Riva, il sindaco uscente nonché candidato a sindaco Alberto Morabito, il presidente del consiglio comunale, il vicepresidente del consiglio comunale uscente, sarà ricandidato naturalmente, David Trimacchi. Grazie per essere qui con noi. La coalizione di cui parliamo è quella di Città Libera. Naturalmente, sindaco, cominciamo a parlare di quelli che sono un po' gli ultimi avvenimenti di questa campagna elettorale. Già ci sono state delle candidature ufficiali, manca un po' il quadro completo di un probabile accordo, così si dice, anche se qualcuno lo ha smentito, in merito alla terza e quarta forza in lizza. Mi riferisco a Fabio Palella, che è il capogruppo di minoranza uscente, che ha dichiarato apertamente di essere candidato a sindaco, e dell'avvocato Francesco Curro, anche egli ha detto di essere candidato a sindaco. Pare che i due stiano discutendo per raggiungere un accordo. Per il resto, oltre al sindaco uscente Alberto Morabito, è candidato anche l'ex primo cittadino Carlo Lo Schiavo. Una campagna elettorale così se l'immaginava, dottore Morabito? Intanto buongiorno a tutti. No, una campagna elettorale a Santa Teresa negli ultimi anni sarà proprio il mio destino. Io, questa è la quarta campagna elettorale che faccio in 10 anni, e certamente non posso dire mai di aver avuto una campagna elettorale tranquilla, serena, in discesa. E questo perché c'è una situazione politica a Santa Teresa di Riva che ancora è ben lungi dall'essersi consolidata, cioè dall'essersi stabilizzata. Mi aspettavo anche di peggio, onestamente, mi aspettavo anche di peggio, perché ci sono state anche dei momenti in cui temevo, ecco, che forze importanti, ecco, della mia coalizione potessero andare a supportare certe posizioni politiche, sicuramente, che definisco di retroguardia, che non hanno nessun minimo elemento di compatibilità con il nostro programma elettorale che portiamo avanti dal 2003. Per fortuna questo fatto è stato scongiurato, e quindi mi sento abbastanza tranquillo e sereno, perché quantomeno sono riuscito e sto riuscendo, perché ancora il mio lavoro non è completo, a portare all'attenzione dei miei concittadini in questa tornata elettorale una compagine assolutamente dignitosa, con persone che siano e gruppi politici che siano compatibili con il nostro progetto originario, quel progetto che la città ha sposato fin dal 2003, e quindi sono veramente molto soddisfatto. So che sarà una campagna elettorale dura, già si vede qualche segnale, già si è visto all'orizzonte nella fase preparatoria. Ci dobbiamo preparare al confronto a cui ormai siamo abituati, con i soliti personaggi che vengono anche da altre realtà e che cercano di imporre a Santa Teresa del Rio una certa logica politica amministrativa che noi abbiamo sempre avversato, perché riteniamo che Santa Teresa abbia sempre avuto, abbia le capacità, la dignità politica e la forza per portare avanti, ecco, con i propri figli, con i propri candidati, quel processo di rinnovamento che noi da 10 anni cerchiamo di portare a compimento nel nostro paese. Quindi una battaglia elettorale sicuramente ci sarà, ma tutto rientra, ecco, nelle nostre previsioni.
Sindaco, in queste ore si discute freneticamente anche di equilibri all'interno delle varie coalizioni. Voi un equilibrio per quanto riguarda le forze in campo pare che l'abbiate raggiunto già? Noi abbiamo già raggiunto un equilibrio importante e mi posso ritenere veramente soddisfatto. Certo, non posso negare che il maggior elemento di soddisfazione per me, anche a livello personale, è il ritrovato accordo, politico-amministrativo con il professore Giuseppe Lombardo, perché proprio sulla nostra comune determinazione di portare avanti una certa azione rinnovatrice nel nostro paese si è basato, ecco, la mia vittoria nelle precedenti elezioni amministrative del 2007. Quindi questo è il fatto che ritengo più importante e più qualificante per il mio futuro impegno. Per quanto riguarda i partiti, devo dire che c'è stato fin dall'inizio già un buon accordo, una buona disponibilità, anzi sono contento che anche i partiti politici, sia di centrodestra che di centrosinistra, si riconoscano nella nostra coalizione, anzi diano al sottoscritto, ma anche alla compagine che io ho avuto l'onore di guidare in questi 10 anni, si riconoscono e ci riconoscono come elementi affidabili, capaci di portare avanti il nostro progetto politico nel rispetto di quegli equilibri che la politica ad ogni livello naturalmente richiede. Avete fatto già anche una suddivisione di posti, diciamo così, all'interno della coalizione? Bisogna varare una lista, questo lo sanno tutti, quindi i partiti come saranno equilibrati all'interno di questa coalizione? Dire che c'è stata una divisione di posti è improprio, perché io non ho mai fatto ragionamenti di questo tipo. Noi usciamo già da un'esperienza, quindi siamo partiti dai 5 consiglieri comunali che fino all'ultimo hanno ritenuto e se ne sono orgoglioso di supportare la mia amministrazione. Quindi questi 5 consiglieri, a prescindere dalla loro appartenenza politica, saranno ovviamente ricandidati perché ne hanno fatta specifica richiesta. Quindi possiamo dire che ci saranno i candidati che hanno resistito ad ogni lusinga al mio fianco, rispettando il mandato degli elettori, e poi sarà presente il Partito Democratico, che occorre sottolineare è diviso in due, questo. No, non mi risulta il Partito Democratico. Ci sono 2 circoli a Santa Teresa. Io credo che su questo argomento dovrete chiedere lumi al segretario del partito. Non voglio entrare nel merito di questa discussione, ma so per certo che di Partito Democratico ce n'è uno solo a Santa Teresa, e che è stato il primo partito che ha aderito alla mia ipotesi di coalizione, e per questo sono veramente contento. Poi il PDL sarà nella sua totalità nel mio schieramento, l'UDC sarà presente con 2 rappresentanti importanti, e poi naturalmente ci saranno altri elementi che fanno riferimento a vari gruppi, a vari partiti politici, ma che in una certa misura ne sono anche svincolati, per cui insomma c'è un equilibrio tra i vari partiti che ci consente di dire fin da ora che potremo confrontarci seriamente in caso di vittoria elettorale, se avremo la fiducia dei nostri elettori, anche a livello regionale e a livello nazionale, per poter accedere a quei finanziamenti senza i quali non si può neanche pensare ad una mini ipotesi di sviluppo del nostro territorio. L'accordo con l'ex vice sindaco Pippo Lombardo pare ormai che tutto sia rientrato. Con lui se n'era andato dimettendosi qualche mese addietro, sembrava che fosse pronto per una candidatura a sindaco, poi il passo indietro. Cosa succederà adesso con Lombardo, o cosa sta succedendo? Assolutamente niente di particolare. Il professor Lombardo, anche nel momento in cui si è dimesso, non ha mai smesso di avere rapporti amichevoli con me. Io, per quanto mi riguarda, la stessa cosa.
la sua è stata una scelta politica del momento che evidentemente aveva anche le sue giustificazioni, ma ripeto, col professor Lombardo non c'è mai stata assolutamente nessuna diatriba, nessun neanche contenzioso a livello amministrativo. È stata una scelta che lui ha fatto in un preciso momento storico, io ne ho preso atto, ma devo dire la verità, fino all'ultimo momento ho sperato e ho creduto che tra di noi si potesse nuovamente riprendere il cammino intrapreso nel 2007, proprio perché sono molte le cose che ci uniscono, che ci hanno unito e ci uniscono dal punto di vista politico e amministrativo, sono poche, veramente poche quelle che ci possono dividere. Linea alla regia soltanto per qualche breve istante, per una brevissima pausa pubblicitaria. Noi ci fermiamo anche con la diretta su ionionotizie.it. Torneremo fra qualche istante, come dicevo, un minuto e mezzo, due massimo, ed entreremo nel vivo della trasmissione parlando intanto dei 5 anni che sono passati, anche di quanto accaduto nel corso di questi 5 anni. Linea alla regia, torneremo fra qualche istante. Nuovamente in diretta, siamo... Eccoci nuovamente in diretta anche su ionionotizie.it con il sindaco uscente, nonché candidato alla carica di primo cittadino alle prossime amministrative, parliamo di Santa Teresa, Alberto Morabito, e il vicepresidente del Consiglio, David Trimarchi. Trimarchi, prima di toccare quegli argomenti caldi che stanno caratterizzando l'avvio della campagna elettorale, si chiudono 5 anni che sono stati particolarmente travagliati, lo possiamo dire, a livello di equilibrio all'interno del Consiglio Comunale. Sì, prima di iniziare, un saluto a tutti i radioascoltatori e agli internauti che ci stanno seguendo. Non vi è dubbio che in questi 5 anni ci sono stati delle scosse di assestamento telluriche anche abbastanza forti all'interno del Consiglio Comunale. Questo credo che sia figlio di due ordini di fattori. Innanzitutto, molti consiglieri erano alla prima esperienza e quindi non avevano ben chiaro ancora cosa significasse fare il consigliere comunale, e quindi si sono lasciati tentare dalle sirene di Ulisse, lo dissi una volta in un'intervista, da alcune sirene di Ulisse, e sono sostanzialmente ritornati alla casa madre, cioè sono ritornati a quel modo di vedere la politica dal quale provenivano. L'altra motivazione probabilmente nasce dal fatto che ci sono state 5 liste. C'è stata una grande frammentazione e quindi chiaramente poi il Consiglio Comunale... Ora ce ne sono 3 probabilmente. Adesso pare che ce ne siano 3, quindi sotto questo punto di vista, insomma, la frammentazione dovrebbe essere minore. Vedremo adesso cosa accadrà. Dottore Morabito, nel corso della presentazione del logo della manifestazione che ha tenuto sabato scorso al Palazzo della Cultura Carlo Lo Schiavo, ha sostenuto che la sua maggioranza ha funzionato soltanto fino alla divisione delle poltrone la prima volta, dopodiché ha detto è iniziato il fuggi-fuggi, adesso state mettendo i cocci insieme per rifare una squadra. Beh, insomma, l'amico Carlo Lo Schiavo dovrebbe preoccuparsi più della sua lista e del suo programma, perché credo che avrà tante cose da dover spiegare in questa direzione. Io, pur con un consiglio comunale sicuramente molto conflittuale, sono riuscito a garantire ai miei concittadini 5 anni di amministrazione seria, coerente, fino all'ultimo. Ha pensato mai di cadere sotto quella stessa maggioranza che l'aveva sorretto durante la campagna elettorale, quando gli equilibri fra maggioranza e opposizione si erano capovolti? Non ha avuto mai questo timore? Io non ci ho neanche pensato, perché io ho continuato ad amministrare secondo gli impegni presi con i miei concittadini, per cui non mi sono mai preoccupato di questo, e devo dire che la serietà e la compostezza dei consiglieri, dei 5 consiglieri comunali che sono rimasti a mio fianco, mi ha dato la possibilità di continuare a fare le scelte
che in certi momenti si sono dimostrate invece contrarie proprio a quel criterio di utilità personale che magari qualche altro sindaco avrebbe cercato. Avrei potuto benissimo mantenermi una maggioranza di 12 consiglieri se avessi accettato di accontentare questo o quel consigliere, questo o quell'assessore, o di assecondare magari qualche assessore in qualche momento di delirante intuizione. E questo sarà probabilmente un altro tema della campagna elettorale, il numero di assessori che si sono avvicendati nel corso della legislatura, sindaco. Sì, è una cosa che mi viene ricordata quasi fosse una mia colpa. Quanti sono stati? Sono stati credo 8, adesso io non ho perso il conto, ma onestamente io ho esonerato, per usare un termine calcistico, soltanto un assessore per una precisa scelta politica, e in un momento in cui io ero consapevole che facendo quella scelta avrei perso la maggioranza in consiglio comunale, ma l'ho fatto per un motivo di coerenza politica. E tutti gli altri assessori che si sono dimessi lo hanno fatto per accordi all'interno dei loro gruppi politici, o perché hanno fatto delle scelte in un particolare momento, hanno voluto seguire delle particolari finalità. Ma io, ripeto, ho sempre subito questi cambi all'interno della mia giunta, che nella quasi totalità dei casi poi sono stati sostituiti, e con gli assessori uscenti, da altri membri delle stesse forze politiche che rappresentavano. Per cui su questa si fa molta enfasi, e voglio dire, ho detto questo per sottolineare il fatto che se effettivamente la mia esperienza, soprattutto negli ultimi tempi, è stata piuttosto stressante, diciamo, dal punto di vista amministrativo, voglio dire anche che nonostante tutti questi rimaneggiamenti io ho garantito alla mia cittadina e ai miei concittadini 5 anni di amministrazione, e ho capito e ho provato, credo, agli occhi di tutti, che prendersi una mozione di sfiducia da parte di 12 consiglieri su 15 è un record difficilmente superabile, e che se col metodo usato che usava e che continua a usare, vedo purtroppo per lui, anche nella composizione di questa lista eterogenea, che è una vera e propria miscela esplosiva per il futuro del mio paese, da parte dell'avvocato Carlo Lo Schiavo, io devo dire che c'è voluto veramente qualcosa di particolare, ecco, per avere la sfiducia di 12 consiglieri su 15. È veramente un record che difficilmente poi nella storia del nostro paese si riuscirà a battere nel tempo. Quindi lei, sintetizzo, ha detto tra l'altro che al di là di Carmelo Sturiale, credo si riferisse a lui, mi riferisco agli assessori che sono andati via, per il resto ha detto lei non ha rimosso nessuno dalla sua carica di assessore. Confermo pienamente. Gli assessori sono stati modificati più volte per scelta all'interno dei partiti, scelte pacifiche, concordate all'interno dei rispettivi gruppi. Alcuni poi si sono dimessi, prendi gli assessori del FLI, il primo assessore del FLI per esempio si è dimesso per una sostituzione richiesta a gran voce dai consiglieri comunali. Il secondo si è dimesso quando il FLI, per le forzature all'interno del gruppo, ha deciso di tornare sui banchi dell'opposizione, dove erano stati rilegati dagli elettori di Santa Teresa del Riva. Quindi sono scelte che non sono state condizionate da me, anche se magari qualcuno cerca di attribuirmene la responsabilità. Ecco, dottore Monapio, lei si è ritrovato in un momento della legislatura con una maggioranza bulgara all'interno del Consiglio Comunale, poi si è ritrovato in minoranza all'interno di quello stesso contesto. Ma cosa è successo? Qual è stata la molla che ha fatto scatenare poi questo ribaltone all'interno del civico consesso? E allora, intanto bisogna dire che
all'interno della mia maggioranza già molto presto si sono verificate delle scelte assolutamente non condivisibili. Un consigliere comunale eletto in maggioranza è passato per sua libera scelta all'opposizione, e poi è tornato in maggioranza, poi è ritornato in minoranza. Insomma, stendiamo un velo pietoso su certe cose, perché poi ne parleremo quando sarà il momento. È successo a Santa Teresa che all'interno del mio gruppo ci fosse qualcuno che ha dimostrato di avere subito qualche mal di pancia, e in effetti poi durante il prosieguo della legislatura si è visto, e ancora oggi si vede, che c'è qualcuno che riveste un ruolo istituzionale importante, bene posizionato su schieramenti continuamente variabili, ma certamente non favorevoli all'attuale amministrazione. Poi è successa una cosa gravissima a Santa Teresa: purtroppo si è rinnovato il vecchio mercato boario che c'era nella spiaggia. Voi forse siete ragazzini, non ve lo ricordate, ma chi ha i capelli bianchi come me ricorda che fino agli anni 50, i primi anni 60, ancora c'era un bel fiorente mercato, il mercato quindicinale, che ora si tiene nella zona di Barracca, la zona del torrente Agro, per intenderci. Una volta era sulla spiaggia. Sulla spiaggia c'era un fiorente mercato boario. Bene, qualcuno ha ritenuto opportuno che nella vita politica del nostro paese dovesse essere nuovamente rifatta questa esperienza, e non essendo stato premiato nelle elezioni politiche amministrative del 2007, ha trovato un sistema molto più comodo di acquisire dei consiglieri comunali acquistandoli a questo mercato. Io non voglio entrare nei dettagli, nome e cognome li conosciamo tutti, ma certo questo è stato un elemento che ha turbato moltissimo sia la maggioranza che l'opposizione. E da allora gli equilibri si sono rotti, e per garantire l'amministrazione al nostro paese, perché non dimentichiamoci mai, noi uscivamo da due esperienze negative, una del 2003 e una del 2004, e la gente, i miei concittadini, hanno chiesto a gran voce 5 anni di legislatura per cercare intanto di rimettere un po' di ordine nei conti, un po' di ordine nell'amministrazione, nella politica. Di questo ne parleremo adesso, quando parleremo anche dei programmi e di quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Ma soprattutto anche di mettere un po' di pace, perché c'era una conflittualità esasperata che impediva di affrontare serenamente la vita quotidiana. Io mi sono sforzato per questo. Purtroppo vedo che ancora ci sono i soliti personaggi, i personaggi della politica, che si ricordano ogni 5 anni che ci sono le elezioni a Santa Teresa, che partono col numero 1 sulle spalle e non guardano neanche chi hanno dietro. Qualunque coalizione buona, anche quelli che sono stati i nostri peggiori avversari politici in questi anni, vanno bene pur di assecondare un certo delirio narcisistico che secondo me non si può conciliare con gli interessi della nostra cittadinanza. Davide Trimarchi, lei è stato uno di quelli che è rimasto per 5 anni fedele a questo progetto di Città Libera, al sindaco Alberto Morabito, nonostante i tanti movimenti che ci siano stati. Faccio la stessa domanda: ha temuto in qualche momento della legislatura che potesse accadere quello che era successo prima delle ultime elezioni, cioè che questa amministrazione potesse essere sfiduciata? Si è passato, come dicevo prima, da una maggioranza bulgara. Un ribaltone poi ha fatto sì che quella maggioranza diventasse minoranza, una situazione un po' contorta anche da spiegare ai cittadini. No, non ho mai temuto, perché comunque all'interno della nostra coalizione, all'interno del Consiglio Comunale, per 5 anni abbiamo imparato a conoscerci, e sapevo che comunque i 5 o 6 elementi di sicuro affidamento e di sicura coerenza, che non possono essere comprati né a peso né a misura,
avrebbero tranquillamente sostenuto il sindaco, considerato che il sindaco non ha mai variato in questi 5 anni quello che è il mantra che lo guida in questi anni, cioè di un certo tipo di amministrazione. Ecco, lei è stato vicepresidente del consiglio, difficoltà ce ne sono state in consiglio? Sì, difficoltà ce ne sono state, perché abbiamo visto delle acrobazie veramente difficili da spiegare, salti tripli, quadrupli, cose da circo veramente. Moira Orfei dovrebbe venire nel nostro consiglio comunale a pescare qualche saltimbanco, perché veramente se ne trovano pochi come quelli che abbiamo visto. Qualche argomento in modo particolare che si è arenato, se lo ricorda, lo possiamo citare per questi motivi di cui stiamo parlando? No, in linea di massima, fortunatamente, argomenti che si sono arenati per questi... Le consulte. Non ce ne sono, tranne le consulte, perché abbiamo scoperto di avere in consiglio comunale un famoso giureconsulto. Noi non sapevamo a Santa Teresa di avere un giureconsulto che era dei tempi del digesto romano, che non si vedeva. E quindi con un problema di carattere etimologico di una parola ha bloccato, diciamo, le consulte comunali, ma a parte questo niente. Si riferisce al fatto che la nuova maggioranza ha preso tutto, maggioranza e minoranza, cioè ha determinato... Non faccio riferimento, quella è l'ipotesi del revisore. Parliamo infatti, faccio riferimento alle consulte comunali. Sì. Sì, alle consulte. Uno degli ultimi argomenti invece su cui c'è stato lo scontro è stato quello proprio dell'elezione del revisore dei conti. E anche lì abbiamo scoperto che abbiamo avuto un altro parere autorevole da parte di un giureconsulto nel nostro consiglio comunale, il quale ha sconfessato la giurisprudenza praticamente ormai consolidata e ha sostenuto che bisognava fare 3 votazioni. Adesso mi risulta che un cittadino abbia fatto ricorso, la parola al giudice amministrativo deciderà lui. In pratica è successo che un gruppo ha preso quello che doveva prendere sia la maggioranza che l'opposizione, quindi sintetizziamo un po' così. Abbiamo un altro spot pubblicitario, quindi parleremo un po' di argomenti che hanno tenuto banco nel corso degli ultimi 5 anni, ma anche di quella che è la linea guida su cui si basa il programma, in merito al quale si sta trovando un nuovo accordo all'interno di Città Libera. Linea alla regia, torneremo fra poco su Giornale Notizie, stacchiamo la diretta, torneremo fra qualche istante. E rieccoci nuovamente in diretta per la terza parte di questa trasmissione, altri 20 minuti insieme al candidato sindaco, nonché primo cittadino uscente di Santa Teresa di Riva, Alberto Morabito, e il vicepresidente del Consiglio uscente e candidato alle prossime amministrative con la lista Città Libera, David Trimacchi. Sindaco, in questi 5 anni avete puntato l'attenzione su una serie di questioni, in particolare avete avuto anche delle grane da risolvere, mi riferisco ad esempio a quella che riguarda la sicurezza nelle scuole, e si è dovuta chiudere un'ala della scuola media Lionello Petri perché c'erano dei problemi strutturali, e anche a livello di igiene e sanità il lavoro non vi è mancato. Avete pensato all'energia alternativa, a fonti rinnovabili, e avete anche parlato parecchio nel corso della legislatura e avete cercato di lavorare in merito all'organizzazione dei servizi e degli uffici. Questo lo ha ribadito più volte nel corso della legislatura. Sono questi un po' gli argomenti che sto sintetizzando un po' per quanto concerne i 5 anni che sono appena trascorsi. È così oppure ce ne sono anche degli altri su cui avete lavorato? Ce ne sono tantissimi, perché tantissimi sono i problemi purtroppo che la nostra cittadina si porta dietro da tanto tempo, ma sicuramente i campi in cui in modo più incisivo ha agito la mia amministrazione sono proprio quelli cui tu hai fatto riferimento. Noi ci siamo trovati in una situazione drammatica in certe circostanze per quanto riguarda gli ambienti e la sicurezza delle scuole, degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado in cui vanno i nostri bambini, i nostri ragazzi. E quindi abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di problematiche a partire dagli studi di idoneità sismica che non erano stati fatti, nonostante negli ultimi anni siano accaduti fatti veramente gravi in tutta Italia, in cui c'era stata sempre una raccomandazione da parte delle prefetture
a verificare l'idoneità sismica di tutte le scuole. Beh, noi questo l'abbiamo fatto ed è grazie a questi studi che noi abbiamo fatto che abbiamo potuto scoprire che un'ala della scuola media Leonino Petri non era dal punto di vista sismico idonea. Era stata fatta con il cemento depotenziato ed era stata per anni un'autentica minaccia alla vita dei nostri ragazzi. I nostri figli, compresi i miei, hanno frequentato quella scuola media. Per cui abbiamo provveduto subito a chiudere un'ala della scuola, il corpo A, perché per fortuna gli altri due corpi sono risultati idonei, e abbiamo preparare un progetto ad un esperto ingegnere del campo sismico, l'ingegnere Giordano di Santa Teresa di Riva, e abbiamo ottenuto già il finanziamento per la messa in sicurezza, che spero entro l'anno si potrà completare. E abbiamo intanto ospitato i ragazzi della scuola media, come tutti sanno, in una struttura privata che il comune ha in affitto da tanto tempo e che costa ai nostri concittadini ben 70.000 euro l'anno, perché abbiamo potuto trasferire i ragazzi della scuola elementare di Bugolo nella nuova scuola. Questo è stato anche un grande risultato della mia amministrazione, perché siamo riusciti, grazie all'avanzo di amministrazione che abbiamo speso e che ci è stato sempre rinfacciato dall'opposizione come se avessimo fatto uno sperpero di denaro pubblico, abbiamo potuto far finanziare il secondo lotto e completare quindi l'opera di ricostruzione. E già dal mese di ottobre dell'anno scorso, se non ricordo male, i bambini, tutte le classi della scuola elementari, anche della scuola materna di Bugolo, sono trasferiti nella nuova struttura, anche quelle che erano nel prefabbricato, per intenderci. Abbiamo dotato quasi tutte le scuole elementari, ma credo tutte le scuole materne, di climatizzazione. Abbiamo fatto interventi per rendere il più dignitoso possibile l'ambiente per i ragazzi, anche per gli insegnanti. Abbiamo cercato di impegnare tutte le risorse possibili, che per la verità non sono state mai tante, per risolvere con questi problemi che per noi sono stati sempre prioritari. Abbiamo fatto interventi importanti dal punto di vista igienico-sanitario. Non ho portato con me un elenco degli interventi che sono stati fatti, ma posso ricordarne alcuni perché sono quelli che la gente aspettava da maggior tempo. Il primo, in senso assoluto, l'eliminazione di quello sconcio che era quella fogna a cielo aperto del torrente Portosalvo, che da oltre 50 anni ammorbava l'aria degli abitanti. E durante tutto l'anno, ma soprattutto durante l'estate, rappresentava per i turisti che passavano da quelle parti un'occasione per fare fotografie e filmati da portare magari all'estero, per dimostrare il livello di inciviltà e di degrado in cui certe cittadine sono costrette a vivere per la insipienza e per l'incapacità dei propri amministratori. Noi abbiamo risolto questo problema e ne abbiamo approfittato anche per rendere tutta la zona Portosalvo una zona urbanisticamente all'avanguardia, con la creazione di una rotatoria che ha messo in sicurezza tutta la zona, e anche con una pavimentazione e una illuminazione più che decorosa. Abbiamo arricchito anche, grazie alla collaborazione con la parrocchia Portosalvo, quella zona con delle bellissime immagini fatte con ceramica di Caltagirone, che si riferiscono alla storia del miracolo di Portosalvo. E credo veramente
che questo intervento possa rappresentare, ecco, l'intervento più importante dal punto di vista igienico-sanitario. Ma vorrei ricordare la via Trieste, la via Colapesci, la via dei Marinai, il Vico Primo di Sparaconà, gli interventi che abbiamo fatto a Sparacano Alto in via Coletta, l'intervento che sta per partire adesso, già appaltato nella zona di Sparacano Basso per la raccolta dell'acqua piovana, per incominciare a risolvere definitivamente quel problema, la raccolta dell'acqua piovana in via Gualtieri e in via Pirandello. Vorrei ricordare anche tutti gli interventi che sono stati fatti, numerosissimi, per cercare di evitare quei cattivi odori in alcune zone del nostro paese, con la creazione dei pozzetti sifonati. Ma abbiamo fatto anche il passo che andava fatto e che era quello più importante, che da 20 anni ancora si trascurava. Abbiamo acquisito come comune il progetto delle fognature, che ancora non era di proprietà del comune, perché apparteneva ad un progettista che aveva avuto l'incarico circa 20 o 25 anni fa e che non poteva essere presentato perché non era stato dato secondo i criteri dell'assegnazione europea. Bene, dottore Lavito, sotto il profilo finanziario, che comune lascia in questo momento? Io lascio un comune in salute. Noi ce ne andremo lasciando un avanzo di amministrazione di 850.000 euro. Intendiamoci, questo per me non è un motivo di vanto, perché io avrei preferito non lasciare neanche un centesimo nelle casse comunali, perché sono consapevole che con 850.000 euro avrei potuto risolvere tanti problemi nel nostro paese. Purtroppo il patto di stabilità, quella cosa misteriosa di cui si parla tanto, ma che consiste in un impegno che l'Italia ha con l'Europa e che tutti i comuni hanno con il governo nazionale, ci obbliga a non superare un certo tetto di spesa durante l'anno e quindi ci obbliga a conservare tutte queste cifre che, ahimè, potrebbero essere spese veramente per risolvere tanti, tanti problemi nel nostro paese. David Trimacchi, ci si aspettava, qualcuno si aspettava che entro la fine della legislatura, che ormai, anzi, è arrivata al termine, alla sua scadenza naturale, e potesse arrivare in Consiglio Comunale il tanto agognato piano regolatore generale, potesse essere approvato. Così non è stato, una scommessa persa oppure cosa? Beh, io intanto credo che il piano regolatore generale non arriverà in Consiglio Comunale, ma credo che prima delle elezioni verrà depositato e quindi il comune sarà proprietario dello schema del nuovo piano regolatore. In realtà, perché il piano regolatore non arriva in Consiglio Comunale? Non arriva perché la Sicilia è la terra di Pirandello. Sostanzialmente, dopo tanti mesi in cui ci siamo confrontati con l'assessorato regionale, ci è stato detto che il nostro piano regolatore, essendo una rielaborazione di un vecchio piano regolatore che era stato bocciato dal CRU, non necessitava di un documento misterioso che si chiama VAS. Pare che sia uno studio molto complicato, di cui francamente pochi però conoscono e comprendono l'utilità. E così si è andati avanti. Chiaramente questo problema non riguardava solo il comune di Santa Teresa, ma anche tanti altri comuni. La Corte di Giustizia Europea circa un anno e mezzo fa ha emanato una sentenza in cui sostanzialmente ha affermato che anche per i piani regolatori già adottati era obbligatoria la VAS, e quindi comuni con piani regolatori già adottati all'interno delle loro consigli comunali hanno dovuto sostanzialmente ritirare il piano e fare questo documento, questo via VAS, che è un documento abbastanza complesso, è un altro esempio di burocrazia borbonica tipica della regione siciliana. È un documento, ripeto, dicevo, abbastanza complesso, che chiaramente ha frenato lo slancio che avevamo pensato noi di dare al piano regolatore. Tuttavia sono convinto che il piano regolatore che verrà depositato, mi auguro ormai questione di giorni, e sia un piano regolatore all'altezza delle aspettative. Per quello che ho visto è certamente un piano regolatore innovativo che non fa lottizzazione clientelare, ma stabilisce dei principi di equità che per consentire uno sviluppo equo su tutto il territorio senza andare a toccare i soliti baroni, i soliti latifondisti. Per quanto riguarda il programma sul quale state lavorando, avete lavorato insieme nella coalizione Città Libera, 2-3 punti su tutti, e lo chiederemo anche al sindaco. Voglio partire da chi farà parte della squadra prima di arrivare
al massimo esponente che la rappresenta, cioè il sindaco? Beh, intanto il programma è in corso di elaborazione, si stanno individuando tutta una serie di priorità che devono sicuramente essere affrontate. Innanzitutto dobbiamo completare il lavoro che abbiamo iniziato in questi 5 anni e quindi potenziare ancora di più il settore delle energie alternative e risolvere altri problemi di carattere igienico-sanitario che attanagliano il nostro paese e che sono veramente diventati ormai insormontabili e non più che insormontabili, diciamo improcrastinabili, e credo che bisognerà sicuramente provvedere a un restyling molto consistente del lungomare di Santa Teresa. È una piaga un po' anche per altri comuni. È anche una piaga un po' per tutti i comuni. Sindaco, in qualità di candidato sindaco non vorrei che qualcuno mi fraintendesse. Per quanto riguarda il programma dei prossimi 5 anni. Completamento dell'azione amministrativa intrapresa. Un programma che sarà un programma serio, senza false promesse, perché non è il momento di promettere ai propri concittadini balli e balletti di nessun tipo. Per questo bisogna stare attenti agli imbonitori di piazza. Bisogna rendersi conto che i tempi sono molto difficili e che il 2012 e gli anni a seguire probabilmente saranno ancora più difficili di quelli che abbiamo passato. Quindi un programma serio e credibile che sarà indirizzato proprio su tematiche specifiche con delle scadenze ben precise. Il primo fra tutti naturalmente il piano regolatore generale. Già Davide Trimarchi ha detto che a giorni sarà depositato in comuni, io mi auguro veramente che lo sia, perché noi ci siamo scommessi su questa ipotesi innovativa di piano regolatore generale. Abbiamo raggiunto abbiamo superato senza intoppi il giudizio del Consiglio Comunale nella sua definizione di massima. Per cui siamo convinti che sia un piano regolatore generale veramente a misura di quell'ipotesi di sviluppo del nostro paese che noi abbiamo e che tutti i nostri concittadini hanno. D'altro canto il nostro territorio è stato talmente saccheggiato che l'architetto Costa, uno dei progettisti a cui ho affidato insieme all'ingegnere Adriano Nicotra la redazione del piano regolatore generale, senza infingimenti mi ha detto che è come cercare di rianimare un morto, perché tanto gravi sono state le ferite inferte sul tessuto urbanistico di Santa Teresa di Riva da parte delle precedenti amministrazioni, per cui adesso è veramente molto difficile cercare di creare una viabilità alternativa, cercare anche ipotesi di sviluppo alternative, ma noi credo che i progettisti abbiano compiuto un vero e proprio miracolo. Altro punto importante è protezione della nostra spiaggia. Tra le cose importanti che noi abbiamo detto poco fa, ci siamo dimenticati, ma lo abbiamo detto così genericamente parlando dell'ambiente, che la mia amministrazione per la prima volta ha fatto fare uno studio del fenomeno dell'erosione della nostra spiaggia. Abbiamo dato un incarico all'Università di Catania, siamo in possesso di uno studio veramente all'avanguardia. Abbiamo avuto anche realizzato un progetto per la realizzazione di una barriera soffolta e per un successivo ripascimento della spiaggia, e quindi già al comune ci sono questi studi e questo progetto. Fra l'altro il progetto è già stato presentato all'assessorato a Palermo per il relativo finanziamento, quindi il lavoro più importante è stato fatto. Quindi insistere su questa problematica, perché se non si interviene sulla protezione della spiaggia chiaramente non possiamo parlare di ipotesi di sviluppo del nostro paese.
Poi la riqualificazione del lungomare, che è già stata detta da Davide Trimarchi. Abbiamo già un'ipotesi progettuale che ci è stata regalata dall'architetto Paolo Costa e che noi abbiamo presentato già a Villa Ragno, proprio in occasione della presentazione del piano di massima, del piano regolatore di massima. Per cui questi sono gli elementi più importanti, ma io ne aggiungerei altri due che sono secondo me altrettanto importanti: dare una spinta in avanti per i servizi sociali, una maggiore organizzazione, una maggiore razionalizzazione, in modo che la spesa che viene affrontata ogni anno per i servizi sociali possa avere veramente quelle rigature sul piano sociale che non sempre si vedono. E poi naturalmente affrontare e risolvere definitivamente il problema delle carenze delle nostre strutture scolastiche, cercando di completare tutto il lavoro fatto in questi anni. Noi sicuramente vedremo nel 2012, nel 2013 avremo, perché stiamo partecipando ad altri bandi, tutte le nostre scuole essere alimentate per quanto riguarda l'energia elettrica con l'energia alternativa, avere una autonomia energetica. Questo naturalmente comporterà da una parte un risparmio per le casse comunali, ma soprattutto un ulteriore miglioramento della qualità della vita nella nostra cittadina. A proposito di ambiente, non posso non ricordare ai miei concittadini che grazie alla insistenza della nostra amministrazione, collaborate in questo anche di una da parte della di quella di quegli amici ambientalisti che hanno voluto collaborare con la mia amministrazione e con i quali ci siamo confrontati tante volte, vorrei dire che l'amministrazione di Santa Teresa del Riva ha vinto delle importantissime battaglie nel campo dell'inquinamento elettromagnetico, sconfiggendo colossi come la Vodafone e come la Wind, quando gli avvocati ci sconsigliavano di fare ricorso perché dicevano che si trattava solo di sperpero di denaro pubblico. Noi abbiamo fatto ricorso e, forti del nostro regolamento comunale, abbiamo ottenuto delle sentenze da parte del TAR, da parte del CGA, che ora fanno giurisprudenza e a cui si riferiscono tutti i comuni della Sicilia, non soltanto della Sicilia, per controbattere questa prepotenza delle multinazionali dell'etere, che sicuramente non guardano al bene delle persone, dell'ambiente, ma guardano soltanto ai propri interessi. Ecco, questa è un'azione che mi auguro di poter continuare nel tempo, fidandomi anche dell'amicizia e della stima che ho trovato in delle persone che hanno fatto tutto questo a titolo di volontariato. Io ne sono veramente molto contento e credo che tutti i cittadini devono essere fieri che nella nostra cittadina ci siano delle realtà, delle intelligenze come queste, che al di fuori della politica, al di fuori del Consiglio Comunale, si spendono e continuano a spendersi nell'interesse della collettività. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Spazio Empire. Ringrazio i nostri ospiti, il dottor Alberto Morabito, che è candidato alla carica di sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 6 e 7 maggio, e anche Davide Trimarchi, anche egli candidato con la lista Città Libera. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato, e sono davvero tanti, abbiamo avuto i dati in tempo reale qualche istante fa attraverso radioempire.it, anche quelli che ci hanno ascoltato attraverso la radio, quanti ci hanno ascoltato e visto su ionionotizie.it in diretta, e poi quanti ci vedranno ancora a partire dalle 22:30 di questa sera in HD, sempre su ionionotizie.it. Grazie a Carmelo Tringali, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. A tutti voi, a risentirci con le prossime puntate di Spazio Empire. Si tornerà a parlare di politica. A risentirci. Spazio Empire, società, cultura,